Io credo che questa iniziativa, grazie anche a Vodafone che ha accolto le nostre istanze, sia molto importante, perché è un'iniziativa che collega innanzitutto i ragazzi disabili che sono a scuola direttamente col mondo sportivo, col mondo della normalità, e credo che questo sia già un punto molto importante, e soprattutto per una città come Terni, perché speriamo che attraverso questa iniziativa sempre più ragazzi si avvicinano allo sport, sempre più ragazzi accrescono la propria autonomia, che è quello che ci interessa. Oh, quanti studenti saranno coinvolti nell'iniziativa? Guardi, credo che ci sia un numero iniziale che sicuramente aumenterà, perché poi sono servizi che una volta nel momento in cui i genitori ne vengono a conoscenza, abbiamo altre esperienze fatte in Italia, per cui le potete dire un numero che potrebbe essere smentito dopo 2 mesi. Noi ci auguriamo che siano sempre di più, insieme a Vodafone ovviamente. Oh, dottoressa Ferradini, stessa domanda, ovviamente in questo contesto siete coinvolti anche voi, cosa vi attendete, che tipo di risposta da Terni? Ma noi dalla città ci aspettiamo un'esperienza, cioè un'esperienza insieme ai ragazzi che sia valoriale per tutti, indipendentemente dalle disabilità o delle specialità che ciascuno di noi ha. In realtà quello che noi vogliamo affermare in modo sempre più significativo e sempre più deciso è che lo sport è un diritto per tutti e che si è atleti sempre, nel momento in cui si pratica lo sport. Quindi da Terni io spero che nasca un movimento che è un esempio che sempre più sia ispirazionale.